Buongiorno, mi chiamo Martina Orlando, sono una restauratrice cinematografica, nonché docente di cinema e collaboro con l'Istituto Cinematografico dell'Aquila e la Lanterna Magica. Quest'anno, in occasione delle giornate europee del patrimonio, legate prettamente a quelle che sono, le forme di conoscenza, i valori culturali, la tradizione e la salvaguardia del patrimonio artistico, la preservazione anche, noi, in quanto istituto cinematografico che si occupa di patrimonio audiovisivo, abbiamo un archivio ricco di materiale audiovisivo, di documentazioni, e la nostra mission è quella di preservare, conservare e rendere nuovamente fruibili al pubblico questi materiali. Il nostro è un archivio che conta di tantissime pellicole, ed è un archivio in evoluzione, un archivio in vita che ha la necessità e il bisogno di vivere per poter continuare la fruibilità al pubblico. In questa occasione proprio della Giornata Europea del Patrimonio, abbiamo deciso di proporvi questo film che è Nuovo Cinema Paradiso, un film di Giuseppe Tornatore, uscito nelle sale nel 1988. È un film che nel linguaggio cinematografico viene definito un film metacinema, ovvero questa è un'espressione che indica che è un film che si occupa e che parla al suo interno di cinema. Ed è questo il caso. È un film che ripercorre un cinema quasi paesaggistico, vorremmo definire, che rievoca una precisa, preciso momento storico dell'Italia e della cinematografia. L'ambientazione è nel dopoguerra, quindi un'Italia ormai alla miseria, alla fame, e in questo piccolo paese siciliano, Giancaldo, chiamato Giancaldo, che in realtà è Bagheria, nella realtà, piccolo appunto su questo paese, è dovuto al fatto che il regista Giuseppe Tornatore è legato a questa cittadina proprio perché è il suo paese natio, dove girerà anche altri film. E lui stesso più volte gli è stato chiesto se questo film avesse dei tratti un po' autobiografici. La risposta di Tornatore è sempre stata sì, però con alcune differenze. Ovviamente lui ha vissuto in parte forse più il declino della cinematografia con l'avvento del digitale, ma ha visto anche la nascita, un po' ha vissuto il cinematografo di paese ed è quello che racconta appunto nel film. Come avete ben visto, il protagonista è questo bambino Salvatore di vita che attraverso i suoi occhi, che sono il nostro filtro, ci fa percorrere un lungo viaggio a ritroso nell'Italia del dopoguerra, nell'Italia poi del boom economico, nell'Italia poi degli anni Ottanta. Il film uscì nelle sale nel 1988, ma non ebbe grandissimo successo perché ci furono diverse critiche, un po' controverse, perché nonostante ci fosse anche un nome importante come quello di Ennio Morricone come compositore musicale della colonna sonora che poi divenne la melodia più riconosciuta al mondo, tra le più riconosciute, il tema dell'amore, non ebbe così tanto successo iniziale e quindi molte sale cinematografiche italiane lo cancellarono dalla programmazione, altre lo spostarono in orari un po' più serali. L'unico caso un po' anomalo, se così vogliamo dire, fu il caso di Messina. A Messina, stranamente, il film ebbe molto successo perché poi si scoprì che il proprietario del cinema agli spettatori disse che qualora il film non fosse piaciuto, avrebbe rimborsato il biglietto. E da lì poi partì un po'
la missione anche di Tornatore di ritornare a riguardare un po' anche il film, perché il film era veramente confezionato alla perfezione. Non si riusciva a capire come mai non avesse così tanto riscontro in Italia in particolare, perché venne presentato in Italia inizialmente. La questione fu anche dovuta alla versione che uscì del film, perché inizialmente, come viene definita la versione integrale, originale, era di 173 minuti. Questi 173 minuti lasciavano molto spazio a quella che era un po' la commedia sentimentale tra Elena e Salvatore, all'amore fra loro, e questo fece sì che venne un po' a mess essere messo in secondo piano il ruolo del cinema, il ruolo della storia in sé, cioè quindi il parlare del viaggio che viene affrontato, il fil rouge del cinema viene un po' messo in secondo piano. E quindi Tornatore decise di tagliare questa buona fetta, quasi 30 minuti, riguardanti l'amore tra Elena e Salvatore, e decise di rimettere nuovamente una nuova versione di 123 minuti, che è poi quella ufficiale. Da lì poi venne ripresentato al Festival di Cannes ed ebbe grandissimo successo, nonché poi portò nel 1989 all'Oscar per il miglior film straniero. E questo fu per Tornatore un importante riconoscimento, non solo in sé come per se stesso, per la carriera, ma un grande riconoscimento per l'Italia, per la cinematografia italiana, perché poi Nuovo Cinema Paradiso rimane uno dei capisaldi del nostro cinema, della cinematografia nazionale, ma anche internazionale. Venne riconosciuto poi a essere affiancati anche dal nome di Ennio Morricone, dal grande maestro, era un qualcosa, un plus. Allora, se andiamo addentrandoci un po' meglio nella storia e nella, diciamo, anche un po' parte tecnica del film, avete ben visto che appunto siamo nell'ambientazione del dopoguerra, la storia è raccontata attraverso gli occhi di questo bambino che è Salvatore, e le vediamo dalle prime scene. La prima scena forse è quella più emblematica, una inquadratura che il film si apre con le note, la melodia del tema d'amore di Morricone sullo scenario siciliano, quindi un'inquadratura paesaggistica sul panorama, su questo mare limpido, cristallino, azzurro, e piano piano la cinepresa cosa fa? Fa un movimento a ritroso, cioè una carrellata all'indietro, e vediamo e sentiamo una voce fuori campo femminile che poi entra in campo dalla parte appunto destra dell'inquadratura, e vediamo una donna che intenta a telefonare in una chiamata. E successivamente, quindi possiamo già comprendere che in realtà stiamo andando un po' indietro. Già il movimento di macchina ci fa intuire e ci anticipa che sarà un viaggio dall'attualità, quindi dal presente al passato. Successivamente l'inquadratura cosa fa? C'è questo dialogo della madre nell'intento di rintracciare Salvatore e comunicare una brutta notizia. La scena successiva si apre invece quasi come se fosse un remake della scena precedente, con una inquadratura, ma non questa volta sul mare, ma bensì sull'altare della patria. Ci siamo spostati dalla Sicilia alla capitale, a Roma. L'altare della patria viene preso anche qui in toto, con una sorta di quasi panoramica, e successivamente a ritroso, con una carrellata all'indietro, vediamo come la cinepresa dall'alto poi si abbassa per così inquadrare. Vediamo una macchina con un uomo brizzolato al suo interno.
intento nel traffico di attraversare il traffico romano. Da qui poi vediamo, appunto, intuiamo successivamente, pian piano che la storia va avanti, il racconto va avanti, intuiamo che quello è successivamente Salvatore da Grande, un uomo che si è costruito una propria carriera, che è diventato ormai un regista famoso, che vive in una lussuosa casa romana e che penserò che vive con una donna, penseroso, poi c'è questa inquadratura, pensieroso che fa ritornare alla nostalgia, che è un altro tema fondamentale del nostro film, alla nostalgia delle sue origini. E in questa inquadratura che lo vede sul letto, vediamo la successiva, che cosa vediamo? Vediamo un'immagine, l'inquadratura di una chiesa con un parroco intento a celebrare la messa e un bambino un po' addormentato che è il chierichetto. La macchina, questa volta anche qui da presa, una inquadratura dall'alto, si cala sul quasi un primissimo piano della parte dietro del bambino e vediamo nella inquadratura successiva l'immagine di Salvatore da piccolo. E qui parte il nostro racconto, il racconto della nostra storia di questo bambino che vive in una condizione un po' di miseria insieme alla madre e ai suoi fratelli, ma che incontra Alfredo. Alfredo è un personaggio interpretato da Philippe Noiret, è un personaggio emblematico perché dimostra, lui è il profilo che ci fa pensare a quello che è stato il cinema, a come anche lui è un proiezionista. Il proiezionista attualmente non esiste più. Dobbiamo pensare che siamo in un mondo analogico, dove il film erano girati su pellicola, non c'era il digitale. Adesso nei film, nelle sale cinematografiche che conosciamo oggi, non c'è la pellicola, c'è il proiettore, ma non è lo stesso proiettore dove veniva montata la bobina. È completamente diverso il meccanismo. Stiamo parlando di scatolette così, di scatolette di LTO, dove al cui interno troviamo i nostri film invece della bobina o pizza nel gergo, diciamo, un po' più cinematografico. E lui, Alfredo, rappresenta appunto quel ruolo, quel mestiere che non c'è più adesso, comunque un mestiere che adesso si è un po' scorporato, è stato rivisitato in altri ruoli. Il suo ruolo viene fatto perché lui in sé è proiezionista, montatore, e applica anche la censura, anche tecnico, perché se avete ben visto nelle scene che lui intento a insegnare a Salvatore il mestiere del proiezionista, così poi quando succederà purtroppo l'incidente della pellicola sarà lui che prenderà il posto di Alfredo. Alfredo è un grande sognatore, è un uomo caparbio, un uomo analfabeta che ha in mano sostanzialmente in mano un mestiere e lo affida a Salvatore, glielo insegna. E sarà lui a spingere Salvatore alla ricerca, all'inseguire i propri sogni e di fatto poi diventerà, come appunto abbiamo visto, un grande regista. Voglio, in quanto restauratrice, volevo soffermarmi un po' sulla questione tecnica della pellicola. Noi siamo abituati al digitale. Il digitale è un mondo diverso rispetto all'analogico. Alfredo, cosa faceva? Abbiamo visto, caricava la bobina all'interno del proiettore, ma prima di quello, dato che c'era questo parroco che era
colui che praticamente aveva il ruolo di censore, quindi quando c'erano alcune scene un po' più spinte, un po' troppo per essere, diciamo, rese pubbliche, e quindi venivano, diceva, di tagliare. E quello è il ruolo del montatore attuale, cioè fare dei tagli sulla pellicola, perché dobbiamo pensare a una pellicola che non sia un unico rullo, ma bensì è formata da più rulli che vengono poi messi insieme con delle giunte. E all'interno del film, in alcune scene, si vede proprio tutta la parte tecnica e lavorativa di come viene giuntato e messo, montato, scusate, montato il film. Cosa succede? C'è una bobina, quindi che sarebbe, facciamo un esempio, la prima parte, le prime scene, con poi le successive, cosa succedeva? Venivano giunte, fare una giunta con una particolare macchina che viene chiamata pressa, e da lì poi venivano appunto incollate, se possiamo dire così, utilizzare questo termine, ma è più consono utilizzare fatte le giunte. E questo è quello che fa il montatore. Il montatore con gli attuali, diciamo, software come Adobe Premiere fa questo, taglia e monta sostanzialmente dei file. Qui abbiamo i fotogrammi che venivano fatti manualmente proprio sulla pellicola. E quindi abbiamo montatore, proiezionista, tecnico, perché? Perché il tecnico è colui che anche qualora il proiettore avesse, quindi la macchina che proiettava il film sullo schermo, avesse dei piccoli problemi o dei problemi a livello meccanico, il proiezionista a volte, diciamo, aveva anche il compito di sistemare, aggiustare la macchina. E anche quando si decideva di fare una prima e una seconda parte, l'intervallo erano praticamente fatti dei tagli sulla pellicola stessa dal proiezionista. In quella piccola sala che noi vediamo accadeva la magia del cinema. E questo è molto importante per comprendere il passaggio che c'è stato al digitale, dove negli anni poi 80 e purtroppo ancora oggi, anche se c'è un ritorno alla pellicola, a girare su pellicola, non è, vediamo, ci sono pochi, diciamo, sale cinematografiche, perché la maggior parte vennero chiuse negli anni 80, più o meno 90, e questo fu un grande il declino, perché la storia in sé racconta la nascita, lo sviluppo e l'affermazione del cinema, il cinematografo di paese, fino poi al declino che è, tra l'altro, vissuto in pieno dal regista in questo caso. E un episodio anche che voglio porre l'attenzione su questo è la questione dell'incidente. Perché accade questo incidente? L'incidente accade perché, facciamo una premessa importante, i film in pellicola hanno diversi supporti, hanno diversi formati, si parla di 35, 16, 8, super 8 mm. Negli anni 50-40 si girava molto in 35 mm, che era il formato standard. Cosa accade? Che in quella determinata scena che vediamo, intento a caricare la bobina sulla macchina, quindi il film sulla macchina per poter essere proiettato, cosa succede? Succede che una scintilla, una piccolissima scintilla dovuta alla fruizione del film, quindi al fatto che il film fosse quasi ogni, pensiamo che i film venivano proiettati ogni giorno, quindi ogni giorno quel meccanismo di proiezione deteriorava la pellicola. Deteriorava, ma non era tanto il deterioramento, quindi una perdita anche della qualità di immagine, ma bensì il fatto che la pellicola fosse di un materiale che è il nitrato. Il nitrato è un materiale molto e altamente infiammabile, perché basta una piccolissima scintilla che quest'ultimo non si riesce più a spegnere, si incendia,
una piccola scintilla crea un grande incendio e per spegnersi si deve autocombustionare da solo. Non c'è verso di poterlo spegnere. Tra l'altro, poi i cinema di un tempo erano tutti costruiti in legno, quindi ancora di più questo accentuava l'incendio ancora di più. Non è desueto trovare in molti giornali dell'epoca tantissimi incidenti di questo tipo, dovuti proprio alla pellicola in nitrato. Successivamente poi si è pensato a risolvere, perché non c'erano così tanti diciamo, piani di sicurezza su questo tipo di attività lavorativa. Successivamente poi negli anni dopo il 50 si è iniziato ad utilizzare un altro tipo di pellicola di materiale diverso, che è il triacetato di cellulosa, che non è infiammabile, viene chiamato safety. Infatti, in molte pellicole, già nella parte, diciamo, la cosiddetta coda iniziale, si vede la scritta safety, proprio per indicare che quella pellicola non è infiammabile. Si deteriora certamente, ma non è infiammabile. Attualmente si utilizza, non è più il triacetato, ma addirittura si utilizza, chi vuole girare in pellicola, il poliestere. Poliestere è un materiale proprio che non si deteriora, che si deteriora difficilmente, sì, ha dei decadimenti, ma non come il triacetato o il nitrato, e non è per niente infiammabile. Molti registi stanno ritornando a registrare film su pellicola, ma è molto laborioso come lavoro in sé, anche perché non puoi tornare indietro, la pellicola rimane lì, non si può fare come nel digital un clic sulla cinepresa e ritornare a cancellare il tutto. Quindi ci sono ulteriori costi, costa molto di più ed è anche più laborioso nel livello proprio tecnico. E ritornando al nostro film, vediamo quindi questo episodio di Alfredo che intento a spegnere questo purtroppo questa pellicola che va in si incendia e distrugge tutto il teatro. Successivamente abbiamo visto come il teatro verrà ricostruito e verranno nuovamente riproiettate le pellicole. Inoltre, anche qui nel cinema, quando io parlo di un film che riguarda un film metacinema, vediamo non solo che il cinema è il fil rouge del nostro film, ma vediamo anche molte citazioni all'interno. Vediamo proiettati e citati anche dallo stesso Salvatore Alfredo dei film che uscivano in quegli anni, come Casablanca, come Via col Vento, cioè c'è una citazione all'interno del film nel film. Abbiamo diversi personaggi, incontriamo, abbiamo appunto il parroco che è diciamo, il censore, è un film tra sacro e profano il nostro, è un cinema appunto tra sacro e profano, tra fame e tra miseria e quotidianità. Vediamo lo scemo un po' dell'idiota del villaggio, sono tutti ruoli che nei paesini generalmente anche lo stesso tornatore lui stesso viveva e che li reintegra nel suo film e li fa diventare protagonisti di un preciso momento storico italiano. Successivamente vediamo come la storia continua a ritroso. Salvatore, dopo aver avuto la notizia, quindi un Salvatore attuale, ricordiamo inoltre che il film, dalle inquadrature che abbiamo visto iniziali, ritorna. Quindi abbiamo visto come la carrellata all'indietro già ci fa presagire che sarà un film che ci fa tornare al passato. E infatti tutto il film inizia, il film inizia dalla fine per poter andare al passato, alla storia, ed è tutto un flashback. Anche qui il flashback è molto utilizzato nel cinema per raccontare le storie, per raccontare un viaggio, per lo più il passato.
ed è quello che succede appunto in Nuova Cinema Paradiso. C'è anche la componente, la prima parte potremmo definirla come una parte un po' più, con un linguaggio più veloce, un ritmo molto più veloce, mentre poi la seconda parte, un po' più lenta, racconta un po' più, la storia anche d'amore con Elena, la difficoltà e anche le speranze di andare via da quello che è il paese natio per avere fortuna altrove, nella che poi sarà la capitale. Salvatore quindi ritorna, abbiamo visto, nel proprio paese natio e ripercorre la sua storia tra le vie di Giancaldo. Rincontrerà volti del passato, come anche Elena, con cui si concederà anche una scappatella notturna, che aveva, lei ormai sposata, con figli, ma questo amore rimane un po' sia nel ricordo che anche nel presente. Vediamo anche, è un cinema, il tema della nostalgia è molto molto presente, il tema dell'amore, c'è anche la commedia. Vediamo come anche non solo vediamo il percorso vediamo anche il percorso del cinema, cioè ovvero è un film, come dicevo, paesaggistico che rievoca un ben definito contesto storico. E dal cinema dei primi anni del neorealismo, ecco, perché potremmo anche definirlo Tornatore come un regista neorealista in questo caso per quanto riguarda il racconto del cinema, del film, è un che poi si evolve alla cosiddetta commedia all'italiana, perché il neorealismo abbiamo Rossellini, Antonioni che ci parlano di quel neorealismo, De Sica che ci parla di quel neorealismo post-guerra, della miseria, della fame, che poi successivamente cambia con l'evolversi del cinema e della nazione, cioè ovvero poi del cosiddetto boom economico, insomma, della commedia all'italiana. Ora, volevo porre una domanda a tal proposito, ma ha senso cercare nel cinema di oggi i paesaggi di ieri? E credo che ponga a voi questa domanda, ma credo proprio la risposta, per conto mio, sì, certo, perché il film in questione, anche qui, rievoca un passato. E attraverso questo passato noi rievochiamo la storia dell'Italia a livello nazionale e la storia della cinematografia come si è evoluta nel tempo. La scena finale del film è emblematica anche qui. Io cito sia la parte iniziale che quella finale, perché sono due episodi emblematici della storia, della cultura italiana, della cinematografia italiana. Se voi no, nella parte finale vediamo un Salvatore che dopo appunto la morte di Alfredo, e dopo appunto la morte di Alfredo, ritorna a Roma e nella sala cinematografica cosa vediamo? Vediamo un lungo cortometraggio di tutti i tagli fatti dal parroco, quindi baci, le effusioni, tutto quello che non era, diciamo, possibile rendere pubblico perché definito troppo peccaminoso e poco consono, ecco, alla morale. E questo ci fa capire come i tempi siano cambiati, come il cinema è andato avanti e come dal passato noi possiamo veramente ricavare il nostro futuro. Tramite le tappe del passato, tramite la nostra storia, possiamo fare un'altra storia. E voglio lasciarvi con questa riflessione e grazie per l'attenzione.